Cameraman, troppo. Ma la situazione è ancora peggiore del cameraman del videoporno che ci si può prospettare davanti è che mentre sei davanti al tuo PC carino carino, va via la connessione. Rimani con lo schermo nero, il download, il cosiddetto che carica, però nonostante questo riesci a vedere riflesso te stesso sullo schermo con il cazzo in mano. E lì rimani mesto, triste, colpevole, con sensi di colpa, che dici, ma questo che lo sto facendo davvero? E in quel momento pensi a Hitler che ne ha sterminati milioni di vite umane, e tu, che sei figlio di una sborrata caduta invano sul pavimento, ne stai uccidendo altrettanti ogni volta che ti siedi carino carino con la luce soffusa davanti al tuo PC. E quella è una situazione orribile perché noi abbiamo commesso, anche te, soprattutto anche te, abbiamo commesso milioni di omicidi e questo niente, nessuno fa niente. Il tribunale dell'AIA, zitto, muto. Io so milioni di omicidi pendenti e nessuno che mi è mai venuto a bussare alla porta. E niente, noi ovviamente continuiamo a vivere così, tranquilli, mazzo la gente. Vabbè, amen. Ma quello che è più sorprendente sono le infinite categorie che ci sono. Ci sono più categorie nel porno che sono l'enciclopedia di Agostini. Ci sta Granny, MILF, Anal, dove quelle sono ancora vergini che prendono solo a culo. First Declaration, che è un proprio tipo peggio del cinepanettone. Quelle ancora più assurde sono quelle che so, un mix di tutte, che tu fino adesso dici. Madonna, tutte queste categorie, addirittura i nani, ma che roba è? Ma che problemi mentali c'ha la gente? E poi scopri, io non chiedetemi come e perché, mi è capitato sto video, no, non so come e perché, mi è capitato sto video e c'era una combo più stranissima, la descrivo, c'era una mamma che stava in una stanzina insieme a un cane e fuori alla porta. Loro la sanno, e fuori alla porta c'era il figlio che spiava, e però il figlio era disabile, aveva la sindrome di Down. E quindi fate le vostre associazioni, 2 più 2, cane e mamma, figlio disabile fuori, viene data una trisomzofila con un cromosoma in più. Questo non è nulla in confronto, ad esempio, anche dove adesso apro una parentesi per mettere in risalto la nostra ipocrisia umana sulla parentesi della necrofilia. Ora per voi la necrofilia è reato, per me è silenzio assenso. È come la donazione degli organi. Ma tanto che te frega, è morta. E allora appunto che te frega, è morta, donami anche gli organi genitali. E non si può. Va in galera, uccido milioni di bambini ogni volta che mi metto davanti al computer, e poi però se un attimo mi diverto con una che è già morta, no. Vabbè, questa è la legge italiana, purtroppo. No, perché soprattutto la necrofilia siamo ipocriti? Perché la settimana scorsa, 2 settimane fa, quant'è? È morta August Ains, che tutti conoscete, pornattrice, è morta pornattrice. E i video sono letteralmente schizzati nel primo posto nel ranking e tutti si stanno a fare sedere sul morto. E questa è ipocrisia. Come? Fare sedere sui morti? Vabbè. E il passo da Sant'Agostino a Sant'Agostino è breve, io lo dico.